Buonasera, benvenuti a un nuovo numero di replay, sono le ore 21, dunque siamo arrivati all'epilogo anche di questa stagione televisiva, dopo un anno lungo e sofferto per la pandemia e soprattutto per i risultati del campionato. Tanti gli ospiti che si sono alternati anche con collegamenti nelle nostre puntate di replay, ospiti ovviamente ai quali vanno i nostri ringraziamenti. Questa sera cercheremo di capire cosa bolle in pentola intorno al Pescara, soprattutto per la scelta del direttore nuovo e del nuovo allenatore, anche perché l'annuncio ufficiale della società slitta di qualche giorno. Saluto come sempre il mio compagno di viaggio in studio, Andrea Costantini. Buonasera Andrea, ti chiedo subito le novità della giornata per qualche annuncio ufficiale che riguardano la situazione abruzzese. Ti chiedo anche se ci sono novità per quanto riguarda il nome del direttore. Certo, intanto facciamo in bocca al lupo ad Eusebio Di Francesco, un nostro corregionale che torna in panchina, ha firmato con il Verona, sempre oggi era arrivata la risoluzione del contratto con il Cagliari, ecco qui l'annuncio ufficiale sul sito, sui social dell'Hellas Verona, contratto fino al giugno 2023, biennale, non sarà solo perché torna il suo vice storico al suo fianco, ovvero Francesco Tomei, e ci sarà anche il preparatore atletico Franco Giammartino, ci sarà anche Stefano Romano nel suo staff, dunque uno staff molto abruzzese alla guida del Verona nel prossimo campionato di Serie A con un contratto appunto biennale per lui. Per quanto riguarda invece il Pescara sul fronte direttore sportivo, un'altra giornata sostanzialmente interlocutoria, resta la candidatura di Pietro Fusco, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, è ancora sotto contratto con la San Benedettese ed è una validissima opzione. Nelle ultime ore però si fanno i nomi anche di Paolo Bravo, che è un direttore sportivo che da anni sta facendo bene, prima con il Sant'Arcangelo, ora con il Sud Tirol, la sua squadra è stata da poco eliminata, è ancora sotto contratto con la squadra di Bolzano, ma è un nome assolutamente importante da tenere d'occhio, così come quello di un abruzzese come Marcello Di Giuseppe, ex direttore sportivo del Teramo, attualmente Di Giuseppe lavora nel Latina e direttore sportivo del Latina nel campionato di Serie D. E poi ancora un'altra figura nelle ultime ore, quella di Sean Sogliano, che è il direttore sportivo del Padova, ha un altro anno di contratto con il Padova, è impegnato nella semifinale playoff, ci sarà tra pochi giorni il match di ritorno al Partenio Lombardi tra Avellino e Padova, Padova che può ancora però sognare una promozione in Serie B. Non è da scartare poi una soluzione interna, che è quella che fa riferimento a Giuseppe Geria, che è il responsabile dell'intero settore giovanile del Pescara, un ottimo lavoro sancito anche dalla vittoria del campionato della squadra Primavera, che si è aggiudicata la Primavera 2 e quasi certamente disputerà il campionato di Primavera 1. Il riconoscimento di questo ottimo lavoro potrebbe essere la promozione in prima squadra, la direzione sportiva del Pescara. A te. E per quanto riguarda invece il nome dell'allenatore, in pole c'è sempre l'ex tecnico del Bari Auteri, ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, poi in alternativa ovviamente ci sono altri nomi come quello di Padalino e anche sempre quello di Grassadonia, mentre sono scese un po' le quotazioni di Iervese, che ricordiamo domani guiderà la squadra della Primavera per la finale di Supercoppa contro il Verona, gara in programma allo Stadio Adriatico alle ore 17. Vado a salutare i primi ospiti collegati questa sera, sempre i compagni di viaggio, Totò De Leonardis, buonasera Totò, Francesco buonasera. Di Francesco, buonasera Francesco, salve. Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, e ritrovo buonasera con piacere anche l'avvocato Luigi Albore Mascia. Buonasera Luigi, ciao Enrico. Ben ritrovato. Grazie. Come grazie. Avete visto anche in sovrimpressione, tra qualche minuto si collegherà con noi anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Allora, siamo arrivati a questo ultimo numero di replay. Nei prossimi giorni ci sarà l'annuncio ufficiale della società per la scelta
del direttore e dell'allenatore. Vorrei partire proprio da Luigi Mascio. Luigi, cosa ti aspetti? Ecco, tu che vivi in città hai sentito le varie voci, ovviamente si sono fatti tanti nomi, qualcuno ha buttato nella mischia anche nomi improponibili. Ecco, qual è il tuo pensiero, Luigi? Credo che forse in questo momento più che fare presto sia necessario fare bene, perché entriamo in una dimensione completamente diversa rispetto a quella dell'ultimo decennio, purtroppo. Il campionato di Serie C è un campionato complicatissimo, non sappiamo in che girone saremo collocati, ma quello che è importante è avere riguardo a due aspetti. Uno fondamentale, che è quello di rinnovare tutto ciò che è rinnovabile rispetto ad una necessità di discontinuità che si aspettano i tifosi, perché la squadra dello scorso anno, ma non solo la squadra, tutto quello che ruotava anche intorno alla squadra ha creato grande delusione, soprattutto per le modalità con cui il Pescara è retrocesso. Una retrocessione ci può stare, ma questa pagina di storia del Pescara è una delle più brutte in assoluto, e questo soddisfa la prima necessità, quella di un repulisti, che fino adesso ancora non è avvenuto, e forse è uno dei motivi per cui tardano ad arrivare anche alcune scelte, perché molte cose sono legate alla possibilità di piazzare contratti, di piazzare giocatori, e quindi anche di fare due conti che sono indispensabili. L'altro aspetto è quello di scegliere gente di categoria. Dicevamo che è una categoria difficile, e quindi occorre gente del mestiere, gente che conosce queste categorie, che sappia poi scegliere i giocatori più adatti, quelli motivati. Quindi la scelta del direttore sportivo, prima ancora dell'allenatore, è una scelta fondamentale. Se occorrono anche dei giorni in più, forse perché sono ancora in corso delle partite importanti, il campionato di Serie C non è finito ed è giusto anche questo aspetto da considerare, questo non è un male. L'importante è che si faccia bene e che si rinnovi e che si scriva, almeno si tenti di scrivere, una nuova pagina della storia del Pescara. Totò De Leonardis, qual è secondo te l'aspetto prioritario in questo momento? Ma più che fare bene direi fare, perché voglio dire, adesso è passato giusto un mese oggi, e noi questo periodo diciamo che sarà un periodo soltanto di aria fritta, voglio dire. Io spero che non sia stato così nemmeno per la società, voglio dire, che questo periodo sia servito veramente per trovare una soluzione. Perché, noi abbiamo letto almeno 10-15 nomi di allenatori, altrettanti di procuratori. Io spero che non sia, e poi è una cosa che chiederemo anche al Presidente quando interverrà, che non sia questa l'incertezza che attanaglia in questo momento la società. Si tratta di fare bene, è vero, ma fare bene non è una ricetta sicura. Bisogna comunque decidere e capire, perché questo, ricordiamoci che siamo partiti con la storia del tutti fuori, che poi sappiamo benissimo che non è una cosa gestibile con giocatori che hanno contratti di 2 o 3 anni, quindi è una cosa abbastanza complessa. Mi auguro soprattutto, come ha accennato a Mascia, che magari l'orientamento, che ci sia chiarezza, che l'orientamento possa essere quello di partire da Pescara magari con un allenatore e un direttore sportivo che in questo momento sono impegnati ancora col campionato, altrimenti vedo soltanto una, sarebbe un'incertezza allucinante questa, di questo, perché veramente non saprei cosa pensare se ci fosse tutta questa incertezza su Grassadonio o su Iervese, via dicendo, non ne abbiamo sentiti. Questa incertezza sarebbe secondo me un altro problema veramente serio, se ci fosse veramente. Chiedo anche a Francesco e Riccardo, in questo ventaglio di ipotesi, di soluzioni, di nomi, avete così da parte vostra individuato eventualmente il profilo che potrebbe essere utile? È ovvio che poi a decidere saranno i dirigenti, sarà il presidente, però vista anche la vostra esperienza, Francesco. Beh, diciamo che sono tutti nomi
buoni, chi più chi meno, ma io credo che più con se sono nomi buoni per quello che hanno fatto nelle rispettive carriere, bisogna vedere che rapporto vuole instaurare il presidente, che cosa chiede il presidente, ma soprattutto che cosa concede sul piano prettamente operativo al direttore sportivo. Di solito l'allenatore viene scelto dal direttore sportivo, d'accordo ovviamente con la società, lo vediamo a tutti i livelli, dalla Serie A fino alla Serie D, tranne le dovute eccezioni. E quindi credo che il presidente sia concentrato sì sulle scelte dell'allenatore, ma soprattutto sulle scelte del direttore sportivo, che poi insieme al presidente dovrà scegliere il nuovo allenatore. Ma ripeto, con il direttore sportivo come operare, come lavorare, perché negli ultimi anni ha fatto tutto quasi il presidente, fino a un certo punto è andato benissimo, poi bene e purtroppo negli ultimi due anni male. Riccardo? Guarda, devo dirti la verità che noi continuiamo ogni anno a cambiare allenatori, cambiamo giocatori, ogni volta si riparte da capo. Ma io tutto sommato confermerei anche della Sadonia, perché a me, ti dico la verità, sia come persona e per quello che ha dimostrato, è un allenatore che in Serie C secondo me ci può stare benissimo. E, ti dico la verità, è un campionato che io ti dico lo conosco molto poco, lo conosceremo strada facendo. Quindi sicuramente il nome di Autieri è un allenatore di esperienza di quel campionato di C, ti può dare qualche garanzia in più perché conosce maggiormente i giocatori e gli avversari. Però per quello che ha dimostrato della Sadonia, a me onestamente non era dispiaciuto, come non mi era dispiaciuto neanche il Sottil quando poi è stato cambiato per l'avvento di Massimo Oddo. Cioè non mi sembra che per forza bisogna cambiare, anche se una stagione fallimentare. Si cambia, sì, ma non è che per forza si cambia proprio tutto. Secondo me l'allenatore della Sadonia merita diciamo la conferma. Però devo dirti che se devo dire un nome, e te lo dico perché veramente perché lo merita, Gigi Hervese è un uomo che secondo me ha la capacità di poter allenare una squadra di Serie C. Questo è il mio pensiero. È normale che ognuno di noi poi ha un nome da proporre, un nome spendibile, però sappiamo tutti che le scelte vengono fatte nella stanza dei bottoni e di conseguenza noi possiamo divertirci a proporre, a pensare al nuovo direttore, al nuovo allenatore, ma ovviamente il potere decisionale è stata un'altra parte. Invece l'aspetto più rilevante è quello ambientale, perché dopo un risultato scottante come quello della retrocessione, ricompattare l'ambiente non è mai facile. Pescara ha vissuto questi periodi in passato, si sono ricuciti dei rapporti, sono sempre risultati poi che fanno da collante, ma iniziare la stagione in un clima pesante, per varie vicissitudini e per colpe da distribuire in maniera equa o meno, non è positivo. Quindi Pescara è piazza che vive di calcio, dove tutti sanno tutto, almeno così sembra, però tutti pensano di avere la chiave della verità. La chiave della verità non ce l'ha nessuno, quindi andare nel rispetto dei ruoli a presentarci nel nuovo campionato, che sicuramente è un torneo infernale a livello calcistico. Ma Pescara deve presentarsi con le sue credenziali. Ecco, si è parlato del direttore, si è parlato dell'allenatore, si è parlato anche nelle precedenti puntate di una probabile rivoluzione che però è condizionata dai contratti in essere. Sarà quello il tema più scottante dei prossimi giorni, una volta che si è scelto il direttore e l'allenatore? Lo chiedo subito a Luigi Mascia, poi rifacciamo il giro in attesa di collegarci con il presidente. Luigi. Non sentiamo l'audio di Luigi Mascia?
Luigi, ci senti? Ok, sì. Okay. Sì. Dicevo assolutamente sì, è importante mettere mano subito a questi contratti. Riccardo diceva non è detto che non si debba dare continuità. Io faccio una riflessione. Oggi tocchiamo il minimo storico del rapporto tra l'ambiente, i tifosi e la presidenza del Pescara. Tutti possono essere cambiati in questa fase tranne il presidente, per un semplice fatto che il presidente è il proprietario di questa squadra. Allora, se trova un acquirente alle sue condizioni, può essere cambiato il presidente, altrimenti no. Allora dico, l'unica forse tattica compensativa rispetto al fatto che il presidente non possa essere cambiato è quella di cambiare tutto quello che è di contorno al presidente. Era il discorso che facevo all'inizio, che può creare la condizione per resettare tutto. E secondo me non ci sono altre possibilità, ovviamente a condizione di iniziare a creare un ciclo che possa essere vincente. Io non lo so se il Pescara è in condizione già nel primo anno di poter vincere un campionato difficilissimo. Mi vengono i brividi solo guardando quel secondo campionato che inizia dopo la fine del primo, cioè quei playoff che sono davvero un altro campionato difficilissimo. Quindi è davvero un'impresa risalire. Questo io non lo so se il Pescara sarà in grado di farlo in un anno. Non so nemmeno se il presidente Sebastiani butti giù la scommessa di vincere subito il campionato e risalire e poi magari fare altri ragionamenti, oppure se ciò non dovesse accadere veramente immaginare di passare la mano in ogni modo, cosa oggi impensabile, perché non credo, ce lo dirà Sebastiani, che ci sia nelle sue intenzioni di passare la mano in ogni modo. E mi riferisco ovviamente a pretese abbassate o comunque soluzioni che possono essere anche, e non ce lo auguriamo, estreme. E abbiamo visto che cosa è successo in altre città. Però tutto quello che può determinare comunque un riavvicinamento della tifoseria alla squadra deve essere posto in essere in questo momento. E poi saranno i risultati a creare un ricompattamento dell'ambiente, e ci auguriamo tutti che possano arrivare. Quindi la parola repulisti non mi piace, ma discontinuità totale rispetto al passato oggi secondo me è una necessità assoluta, è una scommessa che va fatta e va vinta naturalmente. Dottor De Leonardi, ecco, il fattore ambientale in questi momenti secondo te può condizionare l'operato o no? Ma credo di no, insomma, nel senso che sono situazioni che abbiamo già vissuto in passato, Enrico. Cioè il pubblico, anche quello pescarese, deve essere trascinato dalla squadra, quindi dai risultati, altrimenti spesso siamo partiti. Io ricordo perfino Galeone, che partì con 1000 spettatori, l'amichevole Pescara Messina. Galeotta o Galeone? Perché di Galeone, quasi simile, no, anche con Galeotta. Con Galeotta successe anche di peggio, perché addirittura il Pescara fu sfrattato pure dallo stadio Adriatico, per dire, non si poteva allenare, quindi c'erano proprio i minimi termini, e poi è rinato tutto. Sto parlando della quarta serie, però nell'anno di Galeone c'era stata una contestazione durissima, perché quella fu una retrocessione che nessuno si aspettava. Ricordate che insomma l'anno precedente di Catuzzi era stato eccezionale, bel gioco, giocatori importanti, e poi questa caduta improvvisa. Insomma, la gente è dovuta rebbonare, uscì sul cellulare per lasciare lo stadio, per dire. Però appunto, sono situazioni che si creano, e poi deve essere brava la società e soprattutto la squadra, e quindi la società, a impostare un programma che possa comunque gettare, cioè far vedere quello che può essere il futuro, e poi la squadra riconquistare lo spazio che merita. Quindi questa è la scommessa. Io per questo, cioè questa lunga attesa mi lascia un po' perplesso, non riesco a capire il motivo, perché sicuramente è difficile, però proprio per questo credo che sia importante partire con idee chiare. Io per esempio, per quanto riguarda l'allenatore, io vedrei, l'ho già detto 3 volte, credo che in questa situazione
la certezza dovrebbero essere allenatore e direttore sportivo, soprattutto gente di categoria, di abituate, di mestiere, che abbia una storia dietro, come è successo in passato anche su altre piazze. Questo, credo che questa sia la prima cosa, e poi devono essere loro, appunto, ovviamente con l'apporto della società, a rifare questa squadra. Però insomma non c'è il momento delle scommesse, voglio dire, veramente una situazione molto molto difficile anche sul piano economico, voglio dire, perché la società in questo momento non è che possa brillare, proprio perché precipitare in C è una cosa gravissima anche sul piano economico, insomma. Vorrei sentire sotto questo aspetto anche il parere di Riccardo e di Francesco. Francesco, vabbè, inquadrato Riccardo, può partire Riccardo. Ha ragione Totò, la parte economica finanziaria è la più importante. Questo è stato una retrocessione che, anche se alla fine tutti noi speravamo che non arrivasse, è arrivata e ha comportato veramente a livello economico dei problemi. Poi c'è da risolvere il problema dei contratti. È facile dire ripuliamo sì, via tutti, ma se hanno un contratto e non le vuole nessuno, cosa fai? Li tieni, li metti in tribuna? Secondo me saranno questi i problemi, ma tanto se verrà il presidente, dopo glielo chiederemo, su come risolvere questi problemi, perché è troppo semplicistico, perdonatemi, dire via tutti. Sì, via tutti, puoi mandare via l'allenatore, puoi mandare via il direttore sportivo, ma certi giocatori che hanno contratti addirittura biennali ancora in corso, ma che gli puoi dire vai via? Lui ti dice io sto qua, tu mi paghi. E abbiamo la capacità economica finanziaria di poterci permettere questo? Onestamente credo di no. Quindi il lavoro è quello, appunto, di vedere anche di cambiare l'organico in uscita più che in entrata. E sicuramente però, ripeto, la parte economica finanziaria è quella più importante. Questo è veramente il nodo cruciale, che comunque dopo, se verrà il presidente, glielo chiederò. Ecco perché ti serve un direttore sportivo molto abile, ti serve oggi un direttore sportivo che abbia grandi capacità di relazione. Il primo problema sarà riuscire a sgravarti del peso di quei contratti. Hai ragione. Operazione economica fondamentale. Hai ragione. Francesco, cosa puoi aggiungere? Velocemente, che alla propria luce di tutto quello che è stato detto, credo che il presidente stia riflettendo, perché la ricetta esatta non c'è, altrimenti verrebbe da dire prendo un direttore sportivo che ha fatto bene negli ultimi anni, prendo Auteri che nella sua lunga carriera ha vinto 5-6 campionati su piazze non facili e poi comincio a lavorare. Evidentemente vuole avere maggiori certezze in sede di progetto iniziale per correre meno rischi possibili. Magari starà parlando e chiedendo consiglio già ai vari direttori sportivi come smembrare completamente o quasi l'organico che ancora il Pescara. Io non credo che Sebastiani, ripeto, al di là delle tante fesserie fatte negli ultimi due anni, abbia dimostrato in precedenza di avere notevoli capacità calcistiche, quindi non resta che aspettare e avere fiducia. E poi sul discorso tifosi, ha detto bene Totò, ma questo lo sappiamo, sono i risultati della squadra che deve trascinare il pubblico, di Pescara, che nella sua storia ha dimostrato di saper essere protagonista a fianco della squadra quando la squadra meritava fiducia. Bene, sono le ore 21 e 25 minuti, dopo questo primo giro con i nostri ospiti diamo la linea alla regia per qualche momento di pubblicità e poi torneremo in diretta tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Thank you.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 29 minuti, rientriamo sempre in diretta dallo studio centrale di TV6 e siamo collegati, come avevamo annunciato, con il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Enrico, buonasera a voi. Abbiamo avuto qualche problema per il collegamento perché si trova in una località montana, non mondana, vero? Sì, sono a Roccaraso, sono qui al ristorante Il Tratturo e qui non è proprio la ricezione non è il massimo. Però la vediamo e l'ascoltiamo e quindi possiamo subito chiederle una domanda che faccio in maniera così leggera, perché tutti si chiedono come mai questo silenzio, un lungo silenzio motivato da un lavoro certosino per impostare la nuova stagione o per altro? Ma a me Enrico viene un po' da sorridere, perché io sono stato sempre accusato di parlare troppo. Adesso che sto zitto non va bene manco che sto zitto. Decidiamo un po' che devo fare e magari io poi prendo spunto da quello che si decide e mi comporto di conseguenza. Quindi questo silenzio è figlio di? È figlio del fatto che stiamo cercando di prendere decisioni necessarie per poter arrivare a costruire
un nuovo staff che si possa occupare di costruire poi il Pescara dell'anno prossimo, tutto qua. Siccome purtroppo, come ben sapete, il campionato di Serie C di Serie C non è ancora finito, perché ci sono ancora i playoff, ci sono ancora da terminare i gironi, quindi è un po' tutto quanto fermo, non si muove niente in Serie A, figuriamoci in Serie C, quindi questa fretta che tutti quanti hanno di dover capire chi è l'allenatore, chi è il direttore, obiettivamente mi sembra un pochettino esagerata. Poi è evidente che tutti quanti noi stiamo cercando di lavorare per chiudere il prima possibile, però ci vuole il tempo che ci vuole. Ecco, perché tu magari dici la scelta dell'allenatore o del direttore? No, in primis il direttore, perché poi il direttore parlerà con gli allenatori e deciderà chi sarà l'allenatore a Pescara. Quindi lei si sta muovendo ovviamente per individuare la figura che poi a pioggia dovrà ricostruire questo giocattolo. Certo, con l'ausilio della società, con l'ausilio di quello che è sempre stato un gruppo di lavoro che ha sempre lavorato in questi anni. Il profilo del nuovo direttore quale potrebbe essere? Non chiedo il nome perché ovviamente non ce lo farà, però che tipo di profilo sta cercando? Ma secondo me è un direttore che conosca la categoria, e che abbia già fatto la categoria e che poi possa lavorare bene su quelli che sono i profili da portare a Pescara. Possiamo già escludere qualche nome fatto oppure possiamo restringere un po' il ventaglio di soluzioni? Ma no, io credo che i nomi fatti sono più o meno quelli che sono sul mercato, quindi non c'è nulla di segreto. Cioè, i direttori che sono disponibili sono quelli, e tra quelli sicuramente, tra quei nomi uscirà anche il nome del prossimo direttore del Pescara. Allora, io lascio subito la parola agli amici collegati, poi le farò qualche altra domanda sul finire. Vorrei iniziare proprio da Totò De Leonardis. Totò, ci ascolti? Sì, ti sento. Mi senti? Sì, ti ascoltiamo, Totò. Bene, ciao Presidente, ti ho ascoltato. La cosa che viene da pensare, voglio dire, l'ho detto anche prima del collegamento, cioè questo è stato già un mese di questa, che si sta in attesa di questa, tu giustamente, cioè, i tempi della società sono quelli, li sai solo tu, e quindi non è che, però quando Enrico ti ha chiesto anche quale può essere il profilo, quindi credo che sul direttore sportivo e allenatore, insomma, le idee chiare ce l'hai già da tempo, non mi sembra che debba fare una ricerca ulteriore, credo che sia questo, quindi l'idea è come accennato che del campionato di Serie C ancora in corso, che possa essere un allenatore, un direttore sportivo magari impegnati ancora nei playoff, può essere questa la chiave? Se è questa, se cerchi anche, voglio dire, un allenatore di categoria che abbia una certa esperienza, può essere, cioè si può fare anche un identikit tra gli allenatori ancora impegnati, insomma, no? Ma può essere anche questa la chiave, ma sicuramente non per gli allenatori, e quindi ci potrebbe essere, possiamo aspettare per finire il giro dei ragionamenti che abbiamo fatto su dei direttori e dopodiché andare su degli allenatori. Io devo dire la verità, con tutti quelli con cui ho parlato fino ad oggi, dei direttori, poi alla fine i nomi degli allenatori che escono fuori sono sempre quelli, quindi non è che c'è da inventare tanto nel calcio. Se vuoi l'allenatore esperto ne escono fuori 2-3, se vuoi l'allenatore giovane emergente ne escono fuori 2-3, quindi poi magari insieme al prossimo direttore del Pescara decideremo chi sarà l'allenatore, se vogliamo andare su un giovane emergente, se vogliamo andare su un allenatore che conosce bene la categoria, che non significa che poi sia una garanzia in assoluto, ma che magari ti dà qualche certezza, almeno sulla carta qualche certezza in più. Ci può dire, posso aggiungere a voi?
scusa Enrico. Sì. No, restando nell'argomento, facendo anche dei nomi, voglio dire, quando si parla di allenatore di esperienza, credo che il nome di Braglia sia uno di quelli emergenti, insomma, per la categoria, e magari anche quello del direttore sportivo, che può essere di somma, voglio dire, sono nomi che butto lì, però può essere una chiave questa qui. Credo che veramente questi due nomi noi non abbiamo mai fatto nessun pensiero per tanti motivi, però c'è da dire che obiettivamente entrambi sono profili che conoscono molto bene la categoria. Braglia può piacere o non piacere, ma comunque è un allenatore di categoria e di somma stessa cosa. Però noi obiettivamente non siamo andati su questo tipo di discorso, perché credo che siano sotto contratto e non si muovono da dove sono, e quindi non sono sicuramente loro i profili che noi aspettiamo. Comunque resta Cauteri il favorito, poi forse non sarà lui l'allenatore, però il profilo è un po' quella, è un'opinione personale. Adesso però, senza stare a chiedere quel nome o quell'altro, perché tanto il presidente non ce lo dirà, cerchiamo di capire come si sta muovendo in generale la società, perché si è parlato anche di una sinergia che nel calcio esiste tra le società. Ad esempio il Pescara è legato al Benevento da rapporti di amicizia con il presidente Vigorito, e questo però non vuol dire che le scelte eventualmente partono dalla Campania per essere accettate qui in Abruzzo, o no presidente? Oh, ma anche perché credo che il Benevento non abbia giocatori obiettivamente per la nostra categoria, quindi quando si parla di, molte volte si confonde anche quelli che sono, si confondono quelli che sono i rapporti di amicizia da lavoro. Con Vigorito, con l'avvocato Vigorito, ho instaurato un ottimo rapporto di amicizia di lavoro oltre il calcio. Quindi qualche volta ci vediamo, facciamo delle riunioni che non hanno nulla a che fare col calcio, poi sicuramente abbiamo fatto delle operazioni insieme. Se fossimo rimasti in B sicuramente ci sarebbe stata più opportunità, visto che siamo in C credo che non ci sia proprio nulla di cui parlare tra Pescara e Benevento, se non forse l'unica operazione che abbiamo in piedi, che sono i due riscatti di Basit e Giambò, tutto qui. Prima di ridare la linea alla piattaforma, le chiedo, per quanto riguarda la squadra, molti sostengono che lei sia condizionato, sì, dai contratti, però dai legami con i vari procuratori. Cosa risponde? Io non sono condizionato assolutamente dai legami con nessuno, perché noi siamo stati sempre una società molto libera, poi alle volte, perché purtroppo qui, vedi Enrico, anche qui, bisogna sempre capire dove si vuole andare a parare. Qualche anno fa eravamo una società di Moggi, e poi siamo diventati una società di Riso, poi siamo diventati una società di Giuffredi, ma se in certe situazioni o in certi momenti ci sono degli agenti che hanno giocatori che possono fare il caso tuo, e non è che significa che poi tu sei sotto schiaffo a quei procuratori, perché poi quei procuratori ti hanno portato giocatori che in passato hanno fatto anche le tue fortune. Adesso è troppo facile dare la colpa a Tizio, a Caio, a Sempronio, però noi vi assicuro che non siamo legati a nessuno e quindi lavoriamo in piena autonomia, e soprattutto abbiamo l'autonomia di dire a questo, a quel giocatore, che se deve andare via o deve trovarsi una soluzione, se deve trovare, e lavoriamo insieme con questi procuratori per trovare le soluzioni. Quindi eventualmente la difficoltà di liberarsi di contratti di giocatori indesiderati, definiamoli così, non dipende dalla presenza di procuratori, ma anche di questo, tali procuratori. No. Io parto da un presupposto, perché poi nel commercio, di qualsiasi tipo di commercio si parla, io credo che ci voglia il buon senso, e soprattutto non è che si può pensare di dire io devo vendere i giocatori assolutamente, oppure devo vendere perché non sono bravi, oppure perché hanno fatto male. Perché nel momento in cui ti comporti così, il giocatore ti tiene attaccati al collo per tutta la vita. Quindi, siccome noi non abbiamo giocatori che dobbiamo buttare nel fiume, abbiamo giocatori che sicuramente per la categoria hanno contratti che non sono sostenibili per quanto ci riguarda, ma abbiamo giocatori comunque validi che in categoria sicuramente hanno degli stimatori, sicuramente troveranno
delle soluzioni. Se poi così non dovesse essere, io non è che sono dispiaciuto se Garano rimane a fare l'attaccante del Pescara in Serie C, o se Mamoussai rimane a fare il centrocampista del Pescara, o piuttosto che se Valdifiori rimane a fare il play in una squadra che possa giocare in un certo modo. Perché è evidente che se questi giocatori poi non dovessero dare quello che possono dare anche in Serie C, allora è un altro problema. Però credo che non abbiamo tutta questa gente da buttare nel fiume. Per quanto mi riguarda, io sarei del parere, come sto facendo anche nelle altre aree della società, di rinnovare. Ma questo non significa che pronti via devi buttare tutti al mare. Luigi Mascia. Sì, io invece volevo spostare il tema sulla squadra primavera, che è reduce da un grande campionato. E negli anni passati, Daniele, i giovani in campionati come quelli di B, qualche volta di A, perché abbiamo avuto anche il privilegio di disputare i campionati di Serie A, molto spesso erano fonte di entrata per la società. Questo accadeva a gennaio e poteva accadere durante il mercato estivo. Questa volta abbiamo una singolare coincidenza, abbiamo una squadra primavera davvero forte, reduce da un grande risultato. E io ti chiedo, allora, se i giovani in passato sono stati un valore aggiunto per fare cassa ed è stata una necessità, quest'anno quei giovani possono essere invece un valore aggiunto in una rosa che disputerà il campionato di Serie C, oppure la logica del fare cassa sarà decisiva e necessaria anche rispetto ai giovani di quest'anno, perché in un campionato di Serie C possono essere più agevolmente inseriti in organico rispetto alle oggettive difficoltà del passato? Hai fatto una bellissima domanda e ti rispondo molto volentieri, perché io la penso esattamente come te. Io mi auguro che quest'anno una parte di quei giovani che tanto stanno facendo bene nella primavera, ma non solo nella primavera, anche nelle altre categorie del settore giovanile, possano vedere coronato il loro sogno in prima squadra. E questo è un mio desiderio. Quindi i vari, non lo so, posso dire Blanuta, Chiarella, Belloni, Mercado, ma adesso mi dimentico qualcuno e farei un torto a qualcuno. Però credo che invece di andare a prendere dei giovani da altre parti, quest'anno possiamo utilizzare i nostri. E quindi questa è una cosa molto importante, a condizione però di un fatto, perché poi noi ci riempiamo tutti, non parlo chiaramente di Pescara come un caso isolato, noi ci riempiamo sempre la bocca sui giovani, però poi dobbiamo essere anche convinti che il giovane può anche sbagliare una partita, e se poi all'Adriatico, quando il giovane sbaglia una partita, lo massacriamo, e questo non mi sembra proprio il caso di una squadra che vuole puntare sui giovani. Per quanto mi riguarda, io credo che sia la strada giusta quella che dicevi tu, cioè quella di dire, bene, cerchiamo di fare una squadra competitiva, ma se dobbiamo avere, tra virgolette, le seconde linee, che poi possono diventare le prime, teniamoci i nostri, perché sono in grado di poterlo fare. Presidente, tornando al tema direttori, cosa pagano Repetto e Bocchetti per non essere riconfermati? Nulla, non pagano nulla, perché perlomeno a me non mi avete mai sentito parlare di problematiche di nessun tipo. Però credo che dopo diversi anni, dopo delle situazioni che comunque hanno portato, io ho detto con molta sincerità, molta onestà, no? Qualche tempo fa a qualche tuo collega ho detto, se dovessi guardare quello che abbiamo combinato negli ultimi 2 anni mi dovrei licenziare pure io. Purtroppo io potrei anche farlo, ma ci vorrebbe un sostituto per me, come proprietario, come quello che poi quando c'è bisogno mette i soldi, quando c'è bisogno mette le firme. Però dopo arriva un punto che devi premere reset e devi ricominciare da capo. Quindi non è una bocciatura per nessuno, non è un modo per dire pagano qualcosa che hanno fatto male. Io non ho mai addebitato colpe a nessuno. Io dico che abbiamo fatto tante cose buone, abbiamo fatto anche tante cazzate, tutti. E quindi non c'è che quando si fa la cosa buona è merito del presidente o piuttosto che di Repetto, piuttosto che di Bocchetti, quando si fanno le cose sbagliate è demerito di uno o dell'altro. Abbiamo fatto tante cose buone, abbiamo fatto tanti errori, adesso è il momento di mettere un punto e di ricominciare da capo.
Quindi mi sembra di capire che è finito un ciclo, così come ne finiscono tanti nelle società di calcio. Cambiamo invece scusami Enrico, ma se la Juventus dopo 9 anni di incontrastato dominio mette in discussione tutto, addirittura cambia l'amministratore, il direttore, credo che Pescara possa fare ugualmente. Cambiamo argomento, almeno per quanto mi riguarda, poi torneremo in piattaforma. Il comunicato dei tifosi, che segnale è? Beh, è un segnale di disagio, un segnale di se vogliamo, vogliamo dirla in maniera un po' più rude, di incazzatura, ma ci sta tutto, perché comunque, ho detto prima, se siamo in Serie C vuol dire che comunque sono stati fatti degli errori da parte di tutti. Cosa diversa è nel messaggio dei tifosi, nella lettera dei tifosi, dire che sono stato il peggior presidente della storia, quando la storia invece dice esattamente il contrario, e soprattutto dire che devo andare via senza avere un'altra soluzione, perché a me c'è nessun problema, però poi se uno dice se il presidente deve andare via, poi arriva, faccio per un esempio, no? Arriva il Pavanati di turno e gli si vanno a fare le pulci perché magari era fotografato con delle donne piuttosto che dell'altro, poi alla fine Pavanati compra il Novara, e delle due l'una, cioè non è che potete scegliere di avere un presidente alto, biondo e con gli occhi azzurri, e io sto qui ad aspettare che arrivi quello biondo, alto, con gli occhi azzurri. Se volete che vada via, io vado via, però a questo punto ognuno si assume le proprie responsabilità. Se poi il Pescara fra 6 mesi fallisce, Sebastiani non ha nessuna responsabilità, nessuna colpa. Molti però sostengono che lei chieda troppo per la cessione. Ma beh, purtroppo questa è un'altra fesseria, perché se uno non viene a sedersi, come fa a dire che io chiedo troppo? Io non ho mai chiesto niente a nessuno, io ho sempre voluto per prima cosa delle persone serie che rappresentassero delle realtà serie che potessero garantire il futuro del Pescara. Poi con me ci si mette d'accordo sicuramente quando si tratta di persone serie. Certo, se qualcuno viene e dice che vuole il Pescara, io devo lasciare le mie firme, come qualcun altro già in passato aveva pensato di fare, e poi vediamo se vanno bene le cose, te le tolgo, se non vanno bene rimani tu o ti ridò le quote. Beh, queste non sono trattative, queste sono fesserie che credo che anche la persona più fuori da ogni logica aziendale possa capire. Quindi. Non pensa, Presidente, che sia arrivato però il momento di ricompattare questo ambiente, perché ovviamente il calcio a Pescara è sempre un argomento di primo piano, e andando avanti con questi rapporti difficili non ci si aiuta, e non si aiuta soprattutto la squadra di calcio. Ma vedi Enrico, io ti dico la verità, purtroppo, cioè, chi deve fare il primo passo? Questa situazione non è che si è creata a caso o si è creata così per opera dello Spirito Santo. Questa situazione si è creata per colpa di qualcuno che negli anni ha voluto a tutti i costi avvelenare i pozzi. Poi a un certo punto ci è caduto dentro, nel pozzo non è più riuscito, e quindi è evidente che oggi da parte di qualcuno che aveva pensato di potersi liberare di Sebastiani perché aveva trovato il Messia, e il Messia poi non c'era più, e oggi magari anche per coerenza qualcuno non vuole fare un passo indietro. Io mi sono sempre messo a disposizione di tutti per il bene del Pescara, ma non è che posso andare, io se vado a pregare vado in chiesa a pregare, non devo pregare nessuno. Sì, però è difficile andare avanti così, a meno che non arrivino subito risultati importanti e che la squadra trascini il pubblico, perché poi la C è ancora più complicata sotto questo punto di vista. Ma se facciamo un passo indietro, no? Se noi pensiamo che la squadra si debba supportare solo perché arrivino i risultati, credo che questo poi sia un'altra situazione, un altro problema su cui ragionare. Cioè, noi dobbiamo capire che siamo tifosi del Pescara e intanto sosteniamo il Pescara. Poi Sebastiani è antipatico, Sebastiani è sgorbutico, Sebastiani possiamo dire tutto quello che vogliamo di Sebastiani, ma Sebastiani è un di cui, se è vero come è vero che la società, che il Pescara è della città, il Pescara è dei tifosi, che il Pescara è un patrimonio di tutti, intanto sosteniamo il Pescara, perché uno, Sebastiani non sta qui a rubare soldi al Pescara. Due, Sebastiani è quello che negli ultimi 10 anni ha garantito dignità a questa società insieme agli altri soci. E tre, Sebastiani sta cercando, per
farsi da parte, di trovare gente che possa fare altrettanto, perché se io volessi cedere il Pescara, domani mattina ci metto un minuto e mezzo, posso fissare già l'appuntamento al notaio, però poi la responsabilità, se fra 6 mesi il Pescara non c'è più, non deve essere sulle spalle di Sebastiani, che viene invitato giornalmente a farsi da parte, però poi qualcuno dovrebbe pure dire mi faccio da parte, a vantaggio di chi? Dove stanno gli interlocutori? Chi sono gli interlocutori? Ci sono? Sono validi? Sono seri? Altri soci con le quote proporzionali, come reagite alle tante voci che circolano, cioè questa società ha incassato tanti soldi con le cessioni, però sono stati spesi meno soldi? È ovvio che dall'esterno è facile parlare perché non si è all'interno della società, Enrico, non si conoscono i movimenti. Enrico, però Enrico, non dobbiamo reagire. Situazioni gravi sono. Enrico, non dobbiamo reagire, perché chi parla così, mi dispiace dirlo, ma è veramente gente che non ha nulla a che vedere né col calcio né non capisce più di tanto di bilancio. Mi dispiace se c'è qualcuno che si offenderà, saranno problemi suoi, ma se uno si legge i bilanci del Pescara degli ultimi 12 anni, nei bilanci, tra le altre cose, di una società di capitali, con tanto di società di revisione, con tanto di collegio sindacale, con tanto di tutto, bene, c'è scritto tutto quello che uno vuol sapere, quello che hai incassato, come l'hai speso, che cosa hai fatto, che cosa hai comprato, che cosa hai venduto. E non ci dimentichiamo, qualcuno forse si dimentica molto facilmente, che quando il sottoscritto è stato lasciato da solo a Pescara, il Pescara aveva 27 milioni di debiti. 11 milioni e 800 mila euro di questi debiti erano solamente gli scoperti di conto corrente con le banche, che sono scoperti in bianco a domani mattina. Oggi Pescara non ha più le banche, non ha più questi debiti, soprattutto ha un patrimonio responsabile che riguarda immobili che sono legati alla gestione del Pescara, che riguarda giocatori che hanno un loro valore, che riguarda comproprietà di giocatori che in futuro possono sfruttare delle plusvalenze. E se oggi il Pescara si potesse fermare, se fosse un'azienda che produce bicchieri invece di fare calcio, e si potesse fermare, se liquida l'attivo e paga il passivo, forse c'è qualche soldino sui conti correnti. Questo è esattamente un miracolo calcistico per una città come Pescara, però purtroppo la gente questa cosa non la vuol vedere, non va bene che questa cosa è stata fatta da un gruppo di persone normali, perché questa è la realtà, ma questo noi non possiamo farci nulla, su queste cose noi non possiamo farci nulla, noi possiamo solo dimostrare con i fatti che questa società da 12 anni a questa parte si iscrive regolarmente, non ha mai creato un problema, non ha mai preso una penalizzazione. Queste cose non si fanno con le chiacchiere o con l'aria, si fanno con la moneta. Quindi chi non lo capisce è un problema suo, purtroppo. Allora torniamo, perché abbiamo ancora 5 minuti per il collegamento con il presidente Francesco Di Francesca e Riccardo Clinco. Poi non so se gli altri amici volevano collegarsi a questi discorsi, perché sono tanti ovviamente gli argomenti, però in collegamento dobbiamo un po' sintetizzare. Francesco Di Francesco. Eccoci, ciao Presidente. Molto velocemente sul discorso dei giovani aggiungo che i 2000, 2001, 2002, 2003 in Serie C fanno minutaggio e portano migliaia e possono portare migliaia e migliaia di euro nelle casse sociali. Questo per dire l'importanza di avere la primavera che Pescara. Francesco, scusa se ti interrompo, però quando si danno queste informazioni voi bisogna darle corrette, perché sennò poi il prossimo anno ci sarà qualcuno che dirà che ci avete fatto quel minutaggio. Il Pescara, che retrocede dalla B alla C, per 3 anni non prende contributi, quindi possiamo far giocare pure mio nonno o mia nipote, sarà sempre la stessa cosa. Questa per chiarezza, sì. Perché sennò il prossimo anno mi diranno dove avete messo 200.000 euro. I soldi dei giovani, hai ragione, è stata una mia dimenticanza. Ma giusto per chiarire, che qua bisogna hai fatto tutto, visto che tra i tifosi non ci sono più i tifosi, sono i commercialisti, gli avvocati, tutti quelli che fanno i conti nelle tasche degli altri, meno che quelli che magari poi vendono allo stadio. È un'altra domanda, Francesco? Sì, sì, quante possibilità, siccome si fanno nomi, quante possibilità ci sono in percentuale che magari decidi di far restare Grassadonia o che arrivi a Uteri? E come direttore sportivo, ce ne sono tanti.
Francesco, dico Euterio perché è uno che ha vinto il campionato. Le possibilità che resti da Grassadoni, da arriva Euterio, arriva qualcun altro, dipenderà dal prossimo direttore sportivo che si farà le belle chiacchierate con gli allenatori, poi insieme a noi deciderà chi prende. Riccardo Clinco, Riccardo. Io ti faccio una domanda un po' diversa, Presidente. Preferisci andare nel girone B o nel girone C? Ah, io preferisco... Oggi ho fatto una chiacchierata con un paio di giocatori, diciamo, di quelli un po' più importanti della rosa. Io non faccio una distinzione di girone. Io preferisco ritrovare quel Pescara che lottava, quel Pescara che correva, quel Pescara che dava tutto in campo, perché senza di quel tipo di approccio qualsiasi girone diventerà duro. E quindi ho detto a qualcuno dei miei: chi non se la sente è giusto che si faccia da parte, perché poi se no il prossimo anno saranno dolori sia in campo che fuori. E quindi se te la senti di affrontare la Serie C per dare, per impegnarti al massimo, per dare qualcosa di più, io magari li tengo volentieri e faccio un sacrificio in più. Ma chi non se la sente deve andare via, perché secondo me il prossimo campionato sarà un campionato duro, sarà un campionato che non si allontana tanto dalla B che abbiamo visto quest'anno, dove alla fine in fondo sono arrivate squadre che avevano molto meno di altre più blasonate che non so, che sono uscite prima e che hanno speso molto di più. Però quelle squadre che sono arrivate in fondo sono quelle che correvano di più, che avevano una maggiore carica agonistica, che mettevano qualcosa in più in mezzo al campo. E in Serie C questo è ancora di più. Grazie. C'è Andrea Costantini dallo studio, una domanda, Andrea, veloce. Buonasera Presidente, all'inizio della trasmissione abbiamo fatto una lista di, secondo noi, papabili, per quello che ci risulta, DS del Pescara. Abbiamo parlato di Pietro Fusco, di Paolo Bravo, Marcello Di Giuseppe, Sean Sogliano e Giuseppe Geria. Tra questi profili, intanto lei conferma di aver avuto contatti, e poi tra questi profili c'è il futuro DS del Pescara? Uno su cinque ce la fa. Allora, io di questi qua, Geria, il nostro responsabile del settore giovanile, rimarrà tale. Perché e tra poco lo avremo in collegamento per parlare di questo miracolo. Ma io, guarda, visto giovanile, che sarà in collegamento, non lo sapevo, gli faccio i complimenti in anticipo, perché in questi anni ha fatto un lavoro straordinario a Pescara e nel Pescara. E devo dire, perché sono estremamente onesto, che se ho conosciuto Geria... lo devo a Massimo Oddo, perché me l'ha presentato lui quando l'anno della Serie A, e quindi mi ha presentato questa persona, l'ho presa in considerazione subito, perché ho capito che era una persona preparata, una persona seria e un lavoratore, e quindi me lo tengo stretto e me lo tengo nel mio settore giovanile. Per quanto riguarda gli altri nomi di cui avete parlato, con Sogliano non ho mai parlato, quindi non ho... nel modo più assoluto non potrà essere Sogliano il direttore del Pescara. Per gli altri ce ne mancano parecchi, di quelli, tra quelli che avete detto e quelli che ho sentito, quindi nei prossimi giorni saprete tutto. Questa volta è riuscito a depistare tutti, forse sono stati fatti anche dei nomi ironici da parte della stampa. Ma non lo so, io sono stati fatti dei nomi ironici, però il fatto che io in questo ultimo mese sia stato zitto, e me lo dicevate voi prima, no? Perché non parlate? Ma io vengo sempre accusato che sono quello che mette sempre bocca, che parlo troppo, se sto zitto non va bene manco se sto zitto. Presidente, quindi, lo staff sanitario, che è successo? Come risolviamo il problema del professor Salini? È già risolto perché... Il professor Salini, come tutti sapete, si è trasferito a Milano per lavoro, e quindi già quest'anno non è stato mai presente. Cioè, era presente solo nel fine settimana, quando c'era la possibilità, e quindi era affiancato dal dottor Abbate, che veniva in settimana con la squadra. E quindi era una cosa che era nell'aria. Lo sostituiremo sia il professor Salini che il dottor Abbati, quindi lo staff è già pronto anche lì. Sarà nuovo, non sicuramente per una scelta di capacità professionali, perché è nulla da dire, d'altronde nessuno potrà dire, anche nelle scelte che sto facendo,
se io vado a ritroso, nessuno potrà dire che io magari ho fatto delle scelte perché dovevo togliere delle persone che avevano portato altri. E voglio solo ricordare, voi ve lo ricorderete sicuramente, Giorgio Repetto non è mai stato nel Pescara e l'unico che ce l'ha portato è il sottoscritto. Vincenzo Savini non era nel Pescara, quando io sono entrato nel Pescara mi chiamò un amico comune e facendo in modo che lui tornasse nel Pescara. Quindi sono tutte persone che in qualche modo ricordiamo anche Zucchini e Nobili, se vogliamo, le bandiere. Ma a parte quello, Zucchini, se vi ricordate, all'inizio fui contestato perché portai Vincenzo a fare il team manager al posto dell'epoca c'era Multinetto, che comunque era uno vicino a Pescara, alla tifoseria, era stato vicino alla tifoseria. Io fui anche contestato in quel periodo perché ho portato Vincenzo Zucchini a fare il team manager. Credo che sia stato in assoluto la persona più importante del Pescara, fin tanto che c'è stato, povero Vincenzo. Potrebbe riportare Galeone a Pescara, è vero che starà a cena con lui nei prossimi giorni? In settimana faremo una cena insieme, mi ha chiamato l'altro giorno per salutarmi che era arrivato a Pescara in settimana. Quindi se vedrete Galeone e Sebastiani, non è che Galeone sarà il nuovo allenatore, scongiuriamo subito. Magari no. Può allenare. Galeone fa parte della storia del Pescara, io lo incontro sempre molto volentieri, è una persona piacevolissima, è una persona di calcio, molte volte ci confrontiamo su tanti argomenti anche telefonicamente, mi fa sempre piacere vederlo. Presidente, grazie per questo intervento. Grazie a voi. E in bocca grazie al lupo per la prossima stagione, un saluto da parte di tutti gli amici. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie. Allora, abbiamo un po' ritardato i tempi per gli altri collegamenti, andiamo in pubblicità e poi avremo, credo, Giuseppe Geri. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigi, Bellora, Bossi, Fazzini. Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22, 8 minuti, rientriamo in diretta sempre dallo studio centrale di TV6. Abbiamo lasciato il presidente Daniele Sebastiani nel collegamento da Roccaraso e andiamo a salutare due nuovi ospiti che sono collegati. Mi riferisco al responsabile del settore giovanile della Pescara Calcio, Giuseppe Geria. Buonasera Geria, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera a tutti i presenti. Al suo fianco la collega Grazia Di Dio. Buonasera Grazia, ben ritrovata. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, intanto Geria, qualche istante fa il presidente Sebastiani le ha fatto i complimenti pubblicamente per il lavoro svolto negli ultimi anni. Pensavamo di collegarci contemporaneamente, però è entrato qualche minuto più tardi e quindi insomma un attestato di stima, coronamento di una stagione splendida. Geria, però prima di parlare di questa stagione favolosa, mi corre l'obbligo questa sera di ricordare la figura di un dirigente proprio delle giovanili della Pescara che ci ha lasciato. Mi riferisco a Luciano Castaldi, ex dirigente degli anni 70 e 80 del settore giovanile, ci ha lasciato all'età di 85 anni. Ecco, nella sua squadra primavera sono emersi i vari Camplone, Vivarini, Bergodi, poi ancora Marchionne, Marcheggiani, Felice Mancini. Insomma, un elemento che ha fatto la storia di quel Pescara insieme al compianto Labrozzi erano gli anni 70 e 80, quindi alla famiglia Castaldi, alla moglie Lucia, alla figlia Patrizia giungano le nostre più sentite condoglianze. Torniamo all'attualità, Geria. Insomma, un altro anno da incorniciare, no? Ma innanzitutto i complimenti non vanno a una persona sola, ma a tutto uno staff, perché da soli non si riesce a far nulla. C'è, diciamo, accanto a me Antonio Di Battista e tutti gli allenatori, dirigenti, accompagnatori, insomma, fisioterapisti, medici, ragazzi, calciatori, famiglie, dico anche, che hanno la pazienza e ci danno la fiducia anche quando andiamo a proporre di entrare in questa società. Quindi vanno divisi per tutto il comparto. Io, quando ci sono queste stagioni, il mio pensiero è rivolto agli errori che abbiamo fatto, perché ne commettiamo, e a come cercare di limitarli e ridurli al massimo. Logico che la soddisfazione oggi è grande, perché soprattutto, oltre a, diciamo, a produrre del patrimonio alla società con acquisizioni o con poi eventuali cessioni ad altre società più blasonate, siamo soddisfatti perché giochiamo alla pari con le squadre dove all'inizio magari eravamo inferiori. Quindi da 29esimi al ranking nazionale arrivare a 11esimi davanti a 10 di Serie A, ecco, queste sono le piccole nostre soddisfazioni che lavoriamo un po' nell'ombra. Ecco, il fatto che la primavera, nonostante la retrocessione della prima squadra, possa disputare il campionato di primavera 1, come ci ha detto il presidente Sebastiani, il 9 di giugno si avrà la conferma, è un ulteriore motivo di gioia meritato, perché negli ultimi 3 anni ricordiamo che avevate vinto già il campionato con Zauri, poi lo scorso anno ci fu quella retrocessione
con gli algoritmi, e quest'anno una nuova promozione sta a significare che c'è un lavoro non solo nella squadra primavera ma anche nelle categorie inferiori. È logico, perché noi non facciamo acquisti all'ultimo anno come magari le società più importanti possono fare. Questa è una crescita di diversi giocatori, hanno contribuito tutti gli allenatori, e questa è la più grande soddisfazione. Addirittura a gennaio abbiamo ceduto dei ragazzi per una serie di motivazioni, e quindi abbiamo inserito solamente un ragazzo in sostituzione di un altro che abbiamo dovuto cedere, che invece era qua da diversi anni. Queste sono le piccole soddisfazioni. Purtroppo mi prendo delle responsabilità che magari con la 17 potevamo far meglio, ma ci siamo un po' concentrati a ottenere questo traguardo con la primavera, e potevamo far meglio anche lì, e di questo me ne dispiace. Ceria, lei sa che il suo nome è uscito anche come tra i papabili per la carica di direttore sportivo della prima squadra. Come risponde a queste voci? Se c'è qualcosa di vero, lo chiediamo a lei. Guardi, io l'ho fatto fino a 10 anni fa. Oggi parlavo con Massimo Margiotta, che domani è il responsabile del Verona, e ne parlavamo. Grande di questo. Lui è centravanti del Pescara, poi Margiotta. Esatto. Io l'ho avuto come giocatore da direttore sportivo, l'ho fatto per 4 anni in Serie C, allora tra C2 e C1, e devo dire che invece il mondo dei giovani mi appassiona, mi sento più votato e ho questa vocazione nel vedere un po' la crescita, curare mille particolari. Siamo stati fino a poco fa ad assistere un nostro ragazzo che ha avuto un infortunio a Frosinone in ospedale. È un lavoro che ti prende 24 ore al giorno, devi stare attento a mille cose, hai 10 squadre da curare rispetto a una sola, quindi a me sta benissimo questo ruolo. Io sono a scadenza, adesso vedremo che volontà ci sono e ne discuteremo. Logico che sono felicissimo di questi 5 anni, una comunità che mi ha accettato, credo, bene, mi conosce poco, perché come anche lei sa, rifiuto. Sì. Infatti lei è apparso poche volte in TV, e per questo la ringraziamo anche di aver accettato. È la prima volta dopo 5 anni, quindi era pure doveroso da parte mia farmi vedere a voi, magari non mi conoscete, però a me preferisce lavorare dietro le quinte, insomma. No, possibilmente almeno pubblicamente sopra le quinte, perché il sesto posto non ci piace, però una parte battuta, dico che sì, mi piace lavorare con i ragazzi. C'era condividere l'assessore... un po' con tutti gli staff la crescita, sì. Le piccole emozioni che ti danno queste famiglie, anche che ti riconoscono, che ci hanno un po' dato credibilità, e questa reputazione a me farebbe piacere mantenerla con questi profili bassi. Ecco, prima l'assessore al Comune di Pescara, l'avvocato Luigi Albore Mascia, ex sindaco di Pescara, proprio al presidente Sebastiani ha chiesto un qualcosa sui giovani. Luigi, vuoi approfittare anche della presenza del responsabile di questo settore giovanile per ampliare il discorso che hai accennato prima? Sì, Geria, intanto buonasera e complimenti per questo campionato straordinario e anche per quello che ha fatto in passato. Io chiedevo al presidente prima, anzi facevo una sottolineatura, dicevo che i giovani in passato, che sono stati tanti, che hanno avuto possibilità di vetrina e di ribalta in campionati come quelli di B e anche qualche volta di A, diventavano poi elementi con cui fare mercato, con cui fare cassa, e quindi arrivavano magari altri giovani da altre società e i nostri giovani invece prendevano altre destinazioni. E gli domandavo invece quest'anno, sfortunatamente il Pescara giocherà un campionato come quello della C, però sotto questo punto di vista, siccome non tutti i mali vengono per nuocere, potrebbe essere un'occasione rispetto ad una formazione straordinaria come quella che ha dimostrato di essere quella di Iervese e la sua quest'anno, il campionato primavera, per poter invece utilizzare finalmente in prima squadra alcuni giovani. Allora io integro la domanda
che poi il presidente Sebastiani ha detto no, invece quest'anno rimarranno alcuni giovani, potranno trovare comunque anche una loro collocazione nella squadra maggiore. Lui ce li ha fatti i nomi, lei non li ha sentiti, allora oltre l'osservazione le domando anche quali sono secondo lei i giovani che possono trovare spazio in maniera importante all'interno della formazione che disputerà il campionato di Serie C. Guardi, io farei un'analisi un pochino più approfondita da un certo punto di vista. A me piace lavorare con un metodo e quindi utilizzarlo, un metodo che sia anche flessibile, che va cambiato, che va aggiustato, diciamo così, anche in corsa in base alle vicende settimanali. Però io ho una precisa idea sui giovani, anche quando sono stato, diciamo, a gestire le prime squadre, col settore giovanile, non lo so, sicuramente conoscete dei nomi che sono stati allenatori con me, Brambilla, l'attuale allenatore della primavera dell'Atalanta, Dario Hubner, Alessio Tacchinardi, Sergio Porrini, ecco, con loro quando si facevano le varie riunioni si decideva sempre come far arrivare i giovani, quando farlo arrivare, perché secondo me quando c'è condivisione, c'è unità di idee anche e di visioni riguardo la crescita dei ragazzi, una volta che si portano in prima squadra li si deve lanciare, perché farli accomodare in panchina e non giocare né di qua e né di là, sicuramente mancherà sempre quell'esperienza da campo, i minuti che devono fare i ragazzi giocando, e poi dopo 3-4 anni diremo aveva potenzialità però non ha sviluppato quello che gli manca. Quindi dobbiamo avere dei programmi ben precisi. La primavera 1 potete immaginare delle società che vi partecipano, che spendono anche oltre 2 milioni per gestire una primavera 1, quindi parliamo di rose importanti, di migliori giocatori europei. Allora dico, bisogna stabilire, eventualmente io dovessi rimanere insieme al direttivo della prima squadra, al presidente, a tutti i collaboratori, cosa si vuole fare e che percorso si deve far fare. Lì non possiamo sbagliare, non possiamo avere o commettere errori giocando sulla pelle dei ragazzi. Secondo me, prima di fare qualsiasi valutazione, va fatta l'analisi, logicamente, da parte del direttivo della prima squadra, di cosa può servire e se devono andare questi ragazzi, devono andare in pianta stabile e non farne conto in primavera. Considerando però che la primavera 1, giocando contro, insomma, Juventus, Milan, Inter, Roma e via dicendo, è comunque un campionato molto formativo, visto retrocessioni, promozioni e via dicendo. Non so se sono stato chiaro. Però. Sì, sì, moltissimo. Chiederei anche proprio il pensiero di Totò De Leonardis, che ha sempre perorato questo tipo di discorso. I giovani sì, però senza il rischio di bruciarli, no Totò? Sì, intanto permettimi di fare condoglianze, non sapevo di bruciarlo, la cosa mi ha un po' turbato. È stato Gastaldi, è stato un grandissimo amico, un grande dirigente. Scusa, però ci tenevo. No, volevo come scusiggeria, parlavo di un amico che purtroppo è scomparso. No, quello che dicevo, quello che ha detto lei, credo che sia perfettamente condivisibile. Quello che mi chiedo è, quindi è sbagliato qualcosa in questi anni? Nonostante il lavoro fatto, portato avanti, perché il fatto che non sia arrivato nessuno a arrivare alla prima squadra, entrare, cioè questo discorso che lei ha fatto proprio in questo momento, si tratta di cambiare un po' le cose anche a livello di gestione, anche d'accordo con la società o no? Ma no, bisogna programmare più possibile, logico che una pianificazione poi non deve rendere inflessibili, ma deve anche, dobbiamo essere pronti al cambiamento in corsa. Però per esempio Giambò l'anno scorso è stato inserito in prima squadra, quindi poi ha generato sicuramente un miglioramento, voglio dire. Lo so, però vede, a volte magari un allenatore, la storia dice questo, ma con un allenatore si rende in una maniera, con un altro in un'altra, questo non lo possiamo prevedere. Logico che una società, la società in questo momento deve fare queste valutazioni, le farà appena
prenderà le persone che collaboreranno, si vedrà cosa dover inserire come giovani. Secondo me ce n'è più di uno capace di poter stare in una rosa, però a volte credo che questa comunità di Pescara, che io ho apprezzato tanto e mi ricorda molto, diciamo, la mia città di origine, la Regina, che ha avuto anche un presidente per tanti anni, lo ha perso e poi lo ha un po' rimpianto, perché è finita in Serie D, una società che ha un centro sportivo meraviglioso, uno stadio appena rifatto, dopo 9 anni di Serie A, pensava che tutto fosse dovuto. Invece vi posso garantire che la gestione di una società non è solo la vendita e l'acquisto dei giocatori, ma comporta una gestione complicata, una gestione molto complessa. Quindi ci sono anche delle spese variabili che un buon amministratore deve tenere in conto, deve mettere in conto. Quindi a volte, se si fanno le cessioni dei ragazzi, sono per necessità e non per volontà. Non c'è una colpa da addossare a qualcuno. Le vicende nascono con delle stagioni magari fortunate o meno fortunate, e poi adesso magari arriva il momento di poter raddrizzare tutti, però ci vuole una vicinanza, ci vuole il coraggio di sostenere dei giovani e non di bocciarli al primo errore. Purtroppo non basta una partita a ragazzi che oggi si sono confrontati con i pari età, finora con i pari età. Ci vuole la pazienza di poter supportare sia voi della stampa, insomma, e anche il pubblico, 5-6 partite, di farli abituare, di far conoscere i nuovi compagni, di far conoscere distanze. Noi abbiamo una grande incongruenza in Italia oggi, che al campionato primavera venga consentito in deroga di giocare in campi 100 per 60, quando poi si va a giocare in campi 108 per 68. Immaginatevi quanto è più grande, con superfici differenti. Quindi ci sono delle differenze che non riusciamo a colmare col settore giovanile, e quindi ci vuole un po' di pazienza, ci vuole un'accettazione di questo, e bisogna dichiararlo un po' a tutti ed avere l'orgoglio di essere una società che lancia i giovani, che accoglie i giovani, che li sostiene, anche quelli del territorio che sono cresciuti all'interno dei colori bianco-azzurri. Sicuramente daranno di più di uno che viene da fuori, perché se la sentono addosso, perché l'hanno vissuta, perché hanno fatto il sacrificio di allenarsi a qualsiasi ora e con pochi privilegi e con pochi mezzi per arrivare lì. Quindi c'è tutto un discorso dietro che, se lo sosteniamo tutti quanti, secondo me favoriamo un'esplosione e una crescita di questi ragazzi. E domani ci sarà la passerella per la Supercoppa alle ore 17 allo Stadio Adriatico tra Pescara e Verona, dove saranno presenti 1000 persone, quindi un piccolo ritorno alla normalità. È ovvio che si tiene a vincere anche questo trofeo, ma è soprattutto il momento dell'applauso per questi ragazzi, per tutto lo staff, per tutti voi. Per i ragazzi, per gli staff. Domani abbiamo, diciamo, deciso di sospendere gli allenamenti per far assistere a tutti i ragazzi del settore giovanile alla partita, un po' per ricevere simbolicamente un applauso tutti quanti, perché contribuiscono tutti, perché fare un allenamento insieme a quelli della primavera, contribuire un po' al miglioramento durante le sedute, durante i confronti, ecco, questa deve essere sì una festa. E credo che, viste le richieste di accredito, sia anche una voglia di venire sugli spalti, di vivere una partita dal vivo, visto che è da così tanto tempo che non lo si può fare. Bene, per chiudere, Geria, insomma, lei è pronto a firmare il rinnovo del contratto? Questo mi sembra scontato. Beh, ma bisogna essere sicuramente in due. Dalle parole del Presidente è esplicito ovviamente il richiamo a continuare. Io, logicamente, se ci sono le condizioni che ci sono state fino a quest'anno, non ho nessuna problematica a continuare. La Serie C, soprattutto nelle categorie più basse, forse voi non lo potete conoscere, determina un ridimensionamento e poco appeal da parte dei ragazzi. Molti ragazzi che insieme a Di Battista avevamo un po', come dire, bloccato,
del 2007, che è l'anno delle deroghe da fuori regione, si possono prendere. Logico che ci hanno un po' educatamente e anche con un po' di vergogna declinato l'invito. Bisogna vedere, però sicuramente credo che possiamo continuare a provare, anche se adesso sarà molto più difficile e complicato trattenere tanti ragazzi, potete immaginare, mettersi certo nei loro panni, e delle famiglie che fanno anche dei sacrifici a tanti chilometri da casa. Si possono fidare quanto vogliamo di noi, però un conto è magari giocare contro la Roma, Lazio e squadre di A e B, e un conto è giocare contro le squadre di Serie C, dove diciamo si è raggiunto un certo livello, può poi diciamo precipitare in un livello inferiore. È una regola che, come stanno cambiando per la primavera, sarebbe anche da cambiare per le categorie e le fasce più basse. Giuseppe Geria, grazie per essere stato con noi in questa ultima puntata di Replay. Le facciamo ancora i complimenti per il lavoro svolto, ovviamente complimenti da estendere a tutto il club del settore giovanile, e ci auguriamo di rivederla ancora a sorridere per i risultati nella prossima stagione, nonostante le tante difficoltà. Sicuramente. Io vi ringrazio tanto per tutto quello che avete fatto per noi, per i ragazzi, per questa vicinanza e questo affetto. Lo sento, lo avvertono tutti, e non so come, non trovo le parole per ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per questi ragazzi. Grazie a voi. Grazie a Giuseppe Geria. Vorrei sentire ora, grazie di Dio, scusami Grazia se ti ho fatto aspettare troppo, ma si è allungato il presidente da Roccaraso. Sai perché ho pensato a te questa sera? Perché conosci bene l'ultima esperienza televisiva che abbiamo fatto insieme, ed era la Serie C, quel campionato tremendo che il Pescara, con Di Francesco e Eusebio in panchina, è riuscito a vincere. Insomma, il prossimo anno torneremo più giovani di una decina d'anni circa, o no? Eh sì, Enrico. Intanto vi chiedo scusa per la voce che è un po' bassa, ma un po' di mal di gola. Tranquillo. E da un lato mi verrebbe da dire purtroppo sì, ma tu lo sai che io alla fine vivo sempre le cose con molto ottimismo, quindi bisogna ripartire e senza dimenticare tutto quello che è stato fatto, come ricordava lo stesso Daniele Sebastiani, in questi anni. È stata dura arrivare in B e poi in A, ma tutto dipenderà appunto dalla prossima campagna acquisti, dal nuovo allenatore, dal direttore sportivo. Insomma, è tutto un work in progress, e ne avete parlato ampiamente insomma nella prima parte. Però sai, Grazia, che il momento è completamente diverso da quello che abbiamo vissuto nel 2010. Assolutamente. Quindi abbiamo parlato di ambiente da ricompattare, varie problematiche. Non è facile, diciamolo chiaramente. No. Non è affatto facile, anche perché diciamo che si è precipitati in una situazione, quindi era tutt'altra cosa 10 anni fa, perché invece lì c'è stata proprio una rinascita, un voler conquistare appunto la vittoria del campionato. Adesso bisogna ricominciare. Non mi viene un altro termine. Sicuramente è complicato, difficile ricostruire anche un po' la mentalità, anche tutto quello che circonda la squadra, anche i tifosi dovranno mettere da parte magari tante cose e davvero far riscoprire solo la passione che li lega a questo club, a questa squadra, la squadra della nostra città. Posso chiederti, se hai una risposta, cioè ti sei mai chiesto perché si è arrivati a questo punto di rottura tra l'ambiente e la società? È mancata la fiducia, secondo me. È mancata la fiducia, un rapporto che, a parte forse i primi tempi, non è stato mai creato dal presidente e dalla tifoseria. Ci sono stati dei piccoli episodi che poi sono diventati dei macigni, delle voragini, incomprensioni dovute anche a magari errori oppure sconfitte che durante gli anni era inevitabile insomma non vedere. Però nulla vieta magari anche alla tifoseria, come al presidente, di cercare un po' di andare nella stessa direzione, anche perché
voglio spezzare anche una lancia a favore del presidente Sebastiani. Non è da dimenticare tutto quello che è stato fatto in questi anni e sicuramente lui ha dato la forza, seppur sbagliando in alcune occasioni, ma ha sicuramente sorretto con le varie promozioni la Serie A, la permanenza nel campionato di B, la squadra e la nostra città. Senti, grazie. Poi con te vorrei toccare un altro argomento prima di chiudere con gli ospiti, perché il 19 giugno al Castello di Nozzano ci sarà un'iniziativa che tu adesso ci illustrerai meglio. Insomma, il Napoli Club Pescara ricorderà Diego Maradona e poi ricorderà anche una figura pescarese come l'allenatore Bruno Pace. Di cosa si tratta in particolare? Grazie. Sono qui questa sera con voi anche per questo, perché intanto sono felice che finalmente ricominciamo a fare eventi, ci riapriamo anche alle manifestazioni di sport. Questa sarà una mostra fotografica che durerà 3 mesi, ma inizierà proprio con la data del 19 giugno. Tra l'altro ci sarai anche tu, Enrico, sì. Ci saranno tantissimi ospiti, tantissimi uomini di sport. Faccio alcuni nomi. Tra i nostri più vicini ci sono Eusebio Di Francesco, Federico Di Francesco, naturalmente il figlio. Abbiamo anche Carannante, Beppe Bruscolotti, il sindaco di Pescara Carlo Masci. Infatti si ringrazia per l'organizzazione anche la provincia di Pescara. Ma sarà una grande mostra fotografica dedicata al più grande calciatore di tutti i tempi, a Diego Armando Maradona, e verrà inaugurata proprio al Castello di Nocciano, dove ci sarà questa mostra permanente. Naturalmente l'ingresso è completamente gratuito ed è organizzata, ideata davvero da una famiglia che del calcio, del Napoli e dello sport hanno fatto la loro passione, la loro vita. Infatti sto parlando della famiglia Russo, in particolar modo del papà Vittorio, sì, che è davvero una persona, io l'ho avuto modo di conoscerlo alla mano, ma ci teneva, dopo tutto questo momento difficile, questo brutto periodo legato al Covid, all'impossibilità di avere contatti e di ricordare anche i grandi calciatori, lui ha deciso di rimboccarsi le maniche e di fare insomma questa grande mostra con 200 foto per lo più inedite, 5 maglie originali del campione. Poi ci saranno tanti altri ospiti. E poi Vittorio ricordare il pescarese Bruno Pace, una figura indimenticabile, esatto, per tutti. Approfitto appunto per ricordare anche Bruno Pace. C'è anche tanta commozione nel farlo, perché lui insomma è stato legato non solo alla nostra città, ma davvero a tutti quelli che hanno parlato come voi di sport e raccontato. Lui verrà ricordato e naturalmente ci sarà presente la famiglia proprio per non dimenticare tutto quello che è stato. Grazie anche a lui, grazie, certo, a quegli anni in cui il Pescara insomma decantava anche tutti i successi legati anche alla figura di Giovanni Galeone. Appuntamento il 19 giugno al Castello di Nocciano. Allora sì, adesso vorrei salutare, oltre a te, grazie a tutti gli ospiti di questa trasmissione, in particolare Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco e Riccardo Clinco, che sono stati con noi ogni settimana in una stagione lunga di sofferenza per le tante problematiche. A voi tre ovviamente va il ringraziamento più ampio, un abbraccio proprio che vi arriva da questo studio, con la speranza di riavervi proprio in presa diretta qui nello studio di TV6. Se volete aggiungere proprio qualcosa per finire, perché sta per partire la sigla, e vorrei che venisse inquadrato anche il nostro regista Maurizio Daguì, che è un po' il pilota di questa trasmissione. Poi ringrazio Luigi Alborimascia, che fa l'opinionista nella trasmissione Tutto Campo di Pierluigi Vasile, però in maniera, grazie, molto elegante e sportiva come sempre accetta i nostri inviti, perché Luigi poi è un appassionato di calcio, di sport, e non si tira mai indietro quando si parla del Pescara.
a tutti grazie voi. A dico grazie ovviamente alla nostra proprietà, alla famiglia Pallante, al nostro direttore Mauro Di Pietro, ad Andrea Costantini in particolare che mi ha supportato e sopportato per un'intera stagione, tutta la redazione, tutti i tecnici di TV6 e speriamo di vivere giorni più tranquilli. Da oggi siamo in Regione Bianca, quindi Luigi, ecco, mi riferisco ora al politico, ritroveremo un po' di tranquillità anche sotto questo aspetto. Insomma, buona estate a tutti e speriamo. Ecco Maurizio, ti ho visto, grazie di cuore per quello che hai fatto, grazie a Maurizio Daguì, ci rivedremo ad agosto perché il campionato può essere di Serie A, di Serie B, di Serie C, ma la nostra passione è sempre quella, non cambia mai. Grazie a voi tutti, un abbraccio da questo studio, grazie a grazia di Dio per l'ultimo intervento e ci vediamo presto, molto presto. Dimmi, grazie, grazie a te veramente da parte di tutti noi. No, adesso non cominciamo a dire grazie a me, grazie a te, grazie a quello, grazie a quell'altro. Grazie per averci scelto, buona estate a tutti.